Bentornati su Canale Non Aperto Questo Blog, io sono il Gonz e oggi siamo qua a parlare di In a Lonely Place. You survived through millions and millions of years, through the fighting, wars, adventures, love, gambling, lies, in everything. Film di Davide Montecchi del 2016, distribuito da Cinemuseum. Scritto da Davide Montecchi e Elisa Giardini e diretto da Davide Montecchi con Luigi Busignani e Lucrezia Franquellucci. Sì, il cast è molto ridotto, sono solo due i protagonisti del film, ma cominciamo dall'inizio. La cosa che voglio sottolineare subito è che In a Lonely Place, finché si chiama come un film degli anni 50 con Humphrey Bogart, ma non credo che ci siano delle analogie, io non l'ho visto, quindi non posso saperlo. Può darsi però. Comunque, cioè, la prima cosa che voglio sottolineare è che In a Lonely Place è il primo film di Davide Montecchi. È un film d'esordio e cominciare con un film del genere significa dimostrare di avere veramente le palle. La storia, vi dirò pochissimo della storia perché diciamo che è una sorta di puzzle da risolvere, quindi per non rovinarvi la visione sicuramente non vi starò a raccontare come procede il film. Vi dico solo che mi è piaciuto molto come la pellicola comincia con la protagonista rapita, legata a una sedia in un vecchio albergo abbandonato, e poi tramite dei flashback verremo a sapere piano piano qual è la situazione in cui ci stiamo trovando. È molto interessante anche come attraverso i costumi, i dettagli, la scenografia, il regista abbia voluto in qualche modo ingannare lo spettatore facendogli ricostruire una storia piano piano nella mente, quindi facendogli credere di aver capito quello che sta accadendo, per poi creare tutta una serie di piccoli twist che durante tutta la visione sorprenderanno. Anche perché il film è un film piuttosto lento, con uno stile e dei tempi abbastanza in controtendenza, diciamo. Però appunto questa capacità di svelare piano piano dei pezzettini della trama, che devo dire nella sua semplicità è una trama che sorprende, è riuscito comunque a creare un film godibile fino alla fine. Al di là della scrittura del film, che forse non è il piatto forte di questo film è innanzitutto la fotografia, che è qualcosa di, non lo so, cioè io mi chiedo come mai tutto il mondo non parli di questo film. È qualcosa di mostruoso. Una fotografia da Oscar, da premio Oscar totale, accompagnata però anche da una grandissima cura e ricerca delle inquadrature molto sofisticata, e anche da una scenografia a pari livello della fotografia. La messa in scena dal punto di vista visivo di quest'opera è un connubio di grandi talenti e grande intelligenza in un mix che ha creato veramente delle immagini sorprendenti, ragazzi, veramente sorprendenti. Cioè, pensare che Montecchi, non so se ha fatto magari qualche corto, però questo è il suo primo lungometraggio, è spaventoso. Molto bravi anche i due attori che interpretano la ragazza rapita e il rapitore psicopatico. C'è da dire che l'attore protagonista, lo psicopatico, col suo modo di parlare, con questo tono di voce disturbante, mi ha veramente infastidito e irritato tantissimo, e quindi è riuscito in qualche maniera a trasmettermi quello che doveva trasmettere. Un personaggio, quello dello psicopatico, davvero snervante, disturbante, con la sua calma e la sua flemma, davvero irritanti. Lei è molto bella e brava nel interpretare un personaggio che
è sicuramente più di spessore di quanto si possa immaginare all'inizio. Il film è diretto in lingua inglese ed è stato doppiato dagli stessi attori in italiano. È molto interessante come fanno notare nei contenuti extra: il doppiaggio del rapitore in versione italiana è stato modificato proprio anche nel tono di voce ed è stato creato quasi un secondo tipo di personaggio, però sempre, diciamo, riuscito e funzionale alla storia. Quindi questa è una cosa molto curiosa e ti fa anche un po' capire quanto, da spettatore che non percepisce sempre tutto quello che c'è dietro, ti fa capire quanto il doppiaggio e tantissime altre fasi della lavorazione di un film possano modificare la percezione che abbiamo dei personaggi. Quindi veramente molto interessante questa cosa. Allora, dal punto di vista dell'horror, non è un horror che, diciamo, sguazza nel sangue. C'è sangue ma è poco, gli effetti non sono sempre al top, ma funzionali comunque. C'è anche una buona parte di torture porn, però diciamo che questo è un horror più psicologico, dove è la situazione a creare disagio. Ragazzi, che vi devo dire? Questo è un piccolo gioiello. Ringrazio Cine Museum che mi ha dato una copia del film per poterlo recensire, e sono stato contento veramente di aver trovato un prodotto molto buono. Mi piacerebbe vedere Montecchi lavorare su una sceneggiatura più, a questo punto, più elaborata, più profonda, più con più roba da raccontare, perché da un punto di vista tecnico, ma non solo tecnico, la trama è raccontata molto bene. C'è proprio una grande intelligenza anche nel montaggio. È veramente un film molto interessante. All'interno del Blu-ray trovate l'intervista agli attori, l'intervista al regista, il discorso del doppiaggio che è interessante, e vabbè, i trailer. Quindi questo è tutto per quanto riguarda la recensione di Nanoni Place, che tra l'altro ha partecipato a e vinto qualche premio, perché comunque un film così non può non vincere premi. Cioè, Nocturne gli dà 4 stelle, Cinematograph gli dà 4 stelle e mezzo, My Movies gli dà 3 stelle e mezzo. Io non gli do neanche una stella perché non mi piace dare i voti. Vi dico solo che è veramente fatto molto bene. È un po' un genere questo qua, del ormai, no, del maniaco che rapisce donne, è diventato quasi un po' un filone a sé. Se ci sono film che vi ricordano un po' questo qua, oppure se avete visto In a Lonely Place, lo pronuncio giusto? Boh, vediamo se l'ho pronunciato giusto, ragazzi, che palle. In a Lonely Place si dice. Vabbè, comunque, chi se ne fotte, io non sono qua per dare lezioni di inglese, visto che sono totalmente ignorante sull'argomento. Allora, se il video vi è piaciuto, mettete like, commentate, scrivetemi nei commenti se conoscete questo film, se l'avete visto, se lo guarderete. Vi lascio il link in descrizione per acquistarlo. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche, e ci vediamo al prossimo video.